Chakibara per accedere ai corsi di laurea in medicina. Il sospetto c'era da tempo nell'aria, ma ora arriva la conferma da un'indagine avviata dalla Procura di Padova. Gli investigatori sono partiti da lontano, da un altro scandalo scoppiato a Firenze nel 2011, che ha portato alla luce concorsi truccati per l'ingresso alla facoltà di medicina. La prassi emersa è la stessa individuata anche a Padova e riguardante però l'iscrizione ad una scuola di specializzazione post laurea. Una dottoressa voleva specializzarsi in chirurgia maxillofacciale e per farlo ha ottenuto da un docente, titolare della cattedra e membro della commissione che giudica i test d'ingresso degli specializzandi, le risposte ai test. Gli inquirenti però hanno scoperto altro, ossia che non solo la donna conosceva in anteprima le risposte ai quesiti, ma dato che non era comunque riuscita ad aggiudicarsi uno dei 12 posti offerti, aveva, attraverso il padre, un imprenditore friulano del settore di apparecchiature biomedicali, assicurato alla scuola di specializzazione i fondi necessari per ampliare il numero di posti disponibili. Candidata e docente sono stati iscritti nel registro degli indagati per concorso in abuso d'ufficio. Una ragazza davvero fortunata, comunque, perché nel frattempo è risultata vincitrice di un altro concorso e ha optato per un altro ateneo.